intanto ringrazio Massimo Prearo di essere qui, di essere tornato. Lui è già stato in un'altra occasione, Le politiche dell'orgoglio, se non sbaglio, un'altra edizione del Florence Queer Festival. E quest'anno è stata riedita alla Gaia Critica e ci sembrava che insomma, chiudesse il cerchio in qualche modo rispetto alle proposte che abbiamo fatto 360 gradi sul festival. E quindi insomma, Mario Mieli veniva evocato in qualche modo anche stamani mattina nell'incontro che c'è stato ed è stato nominato più volte in questi giorni, sicuramente una delle persone, no, che più facilmente ricordiamo se facciamo riferimento al decennio degli anni 70 e così via. Quindi grazie Massimo, io lascerei a Bruno in questo momento l'onere. Ma devo dire che è uscito lo scorso aprile questo bellissimo volume del Marsilio editore e sentivamo la mancanza di una cosa così, perché appunto Michel Roberto, Mario Mieli, è stato un grande riferimento per la cultura LGBT italiana, ma anche secondo me europea ed internazionale, perché era molto conosciuto anche fuori dai confini italiani. E devo dire che in questo progetto editoriale che è curato con Paola Mieli c'è tante cose che non conoscevamo, quindi ti chiediamo subito come è nato un po' questo progetto e come si è evoluto, perché poi insomma mi dicevi work in progress, ci sono anche altre cose, c'è un archivio importante insomma che state mettendo in piedi. Sì, beh, intanto allora grazie a voi per l'invito che ho accolto veramente con grande piacere. Allora sì, il libro è un libro veramente inaspettato anche per me, per noi intendo per me, per Paola Mieli e per noi comunità, mi verrebbe da dire. Cioè, aspettato e inaspettato. Aspettato perché aspettavamo da tempo qualcosa di Mario Mieli, non qualcosa su Mario Mieli. Esatto. Perché qualcosa su Mario Mieli c'è stato, ci sarà. E ci sarà. Ce l'è assolutamente ed è bene che sia così. Però ci mancava qualcosa di Mario Mieli. Cioè, avevamo questi elementi che abbiamo letto lungo, largo, girato, capovolto, eccetera, però ci mancava qualcosa di più e quindi dopo un lungo lavoro che adesso vi insomma illustrerò brevemente è arrivato questo libro che ha preso questa forma, devo dire veramente è uscito da fine aprile, ma inizi maggio, ma ha preso questa forma negli ultimi mesi proprio. Prima, fino a poche settimane prima che lo consegnassimo, non sapevamo ancora bene cosa fosse, non c'era un titolo ancora, perché per chi non l'avesse ancora sfogliato, è un libro ovviamente di Mario Mieli che raccoglie gli scritti di Mario Mieli, ma che non è stato un libro pensato da Mario Mieli, quindi è una raccolta che noi abbiamo fatto, gli abbiamo dato questo titolo alla Gaia Critica, che è un titolo di Mieli, un titolo di un breve testo in cui lui presenta elementi di critica omosessuale che ha chiamato la Gaia Critica, che abbiamo appunto preso a prestito perché ci sembrava dare una visione che fosse legata a elementi di critica omosessuale, quindi al suo lavoro teorico, politico, ma allo stesso tempo fosse qualcosa di diverso, qualcosa di più, qualcosa, un passo in avanti. Effettivamente, tra l'altro, un testo, questo qui, la Gaia Critica, che lui ha scritto dopo l'uscita del libro. E dicevo, un libro inaspettato perché, non me la faccio troppo lunga, però diciamo che non l'idea del libro, però il lavoro su questi testi è nato nel 2004, è iniziato nel 2004 quando ho conosciuto Paola Mieli, che ho contattato perché mi era venuta questa idea folle di tradurlo in francese quando stavo in Francia, e quindi l'ho contattata, ci siamo incontrati, siamo un po' innamorati uno dell'altra e quindi abbiamo iniziato a parlare molto di Mieli, dei suoi scritti, delle sua, appunto degli scritti su Mieli anche, e siamo andati insieme a vedere quello che lei aveva di suo fratello, perché lei stessa ha avuto per molto tempo un po' di difficoltà a riaprire i cassetti, le scatole, eccetera. Quindi insieme abbiamo fatto questo lavoro e abbiamo trovato questi testi, che erano testi appunto
politici teorici, non questi, una piccolissima parte di questi, alcuni li conoscevamo già, erano quelli del fuori, quelli già pubblicati, disponibili, altri manoscritti, però pochi. E insieme a questi c'erano anche tantissime, anzi tante, ma non tantissime poesie sue, e quindi l'idea iniziale era di fare un libro che fosse un po', diciamo, gli scritti politici e gli scritti poetici insieme, perché tra l'altro si parlano in maniera abbastanza interessante. E abbiamo iniziato a lavorare, ci è voluto molto tempo, Paola sta negli Stati Uniti, quindi non è sempre facile lavorare assieme, e però a mano che aprivamo le scatole e le cartelle, venivano fuori continuamente testi, venivano fuori interviste, manoscritti, testi teatrali, poesie a non finire, quindi siamo partiti da qualche decina di poesie a più di quasi 200 poesie, alcune già raccolte da lui, e quindi abbiamo capito che un testo unico, un volume unico non si poteva fare, quindi abbiamo detto iniziamo con gli scritti politici, le poesie le faremo più avanti, e quindi abbiamo iniziato a lavorare solo su questi scritti politici. E la cosa che è emersa è che c'erano tanti scritti, e soprattutto c'erano tanti scritti che partivano dal 72 e arrivavano fino all'83, quindi che era, diciamo, che coprivano tutto l'arco della traiettoria militante di Mieli, e poi magari avremo modo di parlarne, testi che vanno, diciamo, un po' in tutte le direzioni, nella direzione teorica, i primi testi in particolare sul marxismo, sulla lettura di Marx, e sull'adattamento della teoria dell'emancipazione e della critica alla lotta per la liberazione omosessuale, ai testi più che io ho chiamato di attivismo etnografico, in cui lui racconta le serate al One Way, i viaggi nella militanza a Parigi, a Berlino e in giro. Quindi alla fine è venuto fuori questo volume che in un certo senso direi non completa Elementi, perché Elementi è un lavoro a sé, ma ne riprende, diciamo, affonda le radici in Elementi di critica omosessuale, e in un certo senso estende proprio il campo del lavoro di Mieli. Cioè, in questa, personalmente, oggi quando le persone mi chiedono da dove partire per leggere Mieli, consiglio di partire da questo, perché qui vediamo proprio un viaggio all'interno del lavoro di Mieli, lavoro teorico, politico, esperienziale, che in Elementi di critica omosessuale è presente, ma è, come dire, confinato anche nei limiti di un lavoro che era una tesi di laurea, che è stata riscritta, che è stata pubblicata per Einaudi, che è stata rivista da Mieli, mentre qui abbiamo dei testi, più o meno una cinquantina, che Mieli, come dire, ha cesellato, ma non ha poi riadattato per una pubblicazione, che sono rimasti lì come tutti i piccoli gioielli che hanno, come dire, un inizio, uno sviluppo e una fine anche esteticamente, come dire, dirompenti, come poteva essere Mieli, rispetto a Elementi di critica omosessuale, che appunto è un saggio che porta tutti, diciamo così, le condizioni e i limiti del saggio, e del saggio pubblicato da Einaudi. Questo è anche un altro, è un elemento fondamentale, perché la pubblicazione da Einaudi ha comportato una riscrittura completa, non una censura, ma sicuramente una riscrittura che ha forse un po' limitato e anche un po' appesantito per certi versi il testo. Mi interessava molto, perché Mario è stato un attivista, un militante importantissimo nel Novecento, insomma, però noi lo conosciamo attraverso Elementi di critica, che è stato un po' il suo primo input letterario, saggistico. Insomma, noi siamo cresciuti con Elementi di critica, è stato un po' il nostro libro generazionale sempre. E la cosa che, leggendo il vostro libro, tuo e di Paola, è l'uomo politico, che mi ha molto colpito. Una grande cultura politica, Mario, un background
dialettico incredibile, straordinario, una conoscenza incredibile del capitale di Marx, un grande studioso marxiano. È questo che mi ha molto colpito di Mieli. Sì, sicuramente in questo testo viene fuori in maniera evidente come Mieli, in tutto il suo, appunto, in tutta la sua traiettoria, qui va dal 72 all'83, è stato, probabilmente anche perché aveva la disponibilità di farlo, ma uno studioso e un osservatore politico che non è, e non solo, quell'immagine che un po' si è, come dire, un po' è rimasta, perché lui la, come dire, la proposta e ci ha lavorato e ci ha anche giocato questa immagine del performer provocatore, sempre provocatore, quindi un'immagine che lui ha creato e che poi su cui secondo me negli anni, negli ultimi anni ci si è un po' arenati, come se Mieli fosse solo quello, il provocatore, coprofago, eccetera. Invece no, qui quello che vediamo è un Mieli che fa un lavoro di ricerca militante, cioè lui è costantemente alla ricerca di un pensiero che potesse descrivere il contesto in cui era e allo stesso tempo appunto proporne una critica, proporne eventualmente un'uscita, non una soluzione ma una strada da percorrere per lavorarci su. Quindi come tu dici, l'uomo politico, forse anche più l'uomo e il ragazzo, perché comunque non dimentichiamo che è morto a quasi 31 anni, quindi comunque una persona, un ragazzo, cioè un giovane, molto giovane, che passa il suo tempo a leggere. Una cosa interessante dei suoi archivi sono i ritagli di giornale, i suoi ritagli di giornale, che erano divisi per cartelle, una cartella in cui si parla di, i ritagli in cui si parla di lui e una cartella in cui Mieli tiene gli eventi, i fatti che gli interessano, eccetera. E quindi un lavoro di costante osservazione e anche, e questa è un'altra dimensione che cerchiamo di, su cui insistiamo, anche di viaggio, cioè i suoi viaggi, il suo viaggiare continuo all'estero, quindi Parigi, Berlino, Londra, in Marocco, insomma in altri, in tanti posti, ma anche in Italia. Ne parlavamo appunto prima, qua a Firenze, a Roma, a Torino, a Milano, eccetera. Mieli era in giro e questo essere in giro, questo viaggiare, non era semplicemente come dire, uno stare in giro perché poteva permetterselo, ma era una ricerca, faceva parte del suo lavoro politico. Andare in giro per lui era andare a capire quello che succedeva, creare relazioni anche, perché questo è un altro elemento su cui Paola insiste molto nella nota biografica. Mieli era una persona che era preso in reti di relazioni intime, politiche, militanti e anche relazioni che non sempre si sovrapponevano, e questo forse è stato anche una delle difficoltà della memoria di Mieli, perché appunto c'è, non c'è un Mario Mieli, ci sono tanti Mario Mieli che sono relativi ai mondi in cui lui stava, alle relazioni che lui tesseva, che lui costruiva in questa geografia sparsa di militantismo. E quindi una cosa che emerge anche dal libro e che ha sorpreso anche noi, questo tema per esempio dell'ecologia, che in tutta la fine anni 70, inizio anni 80, lui come dire, pone al centro della sua riflessione. Dopo il lavoro su elementi di critica sulla liberazione sessuale e omosessuale, sulla rivoluzione sessuale, anche come dire, nell'elaborazione del lutto della rivoluzione sessuale da parte di Mieli, un'elaborazione probabilmente mai portata a termine o comunque non con successo, diciamo, emerge il tema dell'ecologia come una preoccupazione rispetto anche molto sorprendentemente attuale, cioè con dei termini proprio che noi ritroviamo oggi rispetto alla sopravvivenza della specie, del pianeta, eccetera. E anche qui vediamo con un'altra produzione che non avevamo ancora visto di Mieli, che è quella delle recensioni, quindi c'è una parte, sì, forse non ho detto come ho organizzato il libro, magari poi lo dico, di recensione in cui appunto recensisce dei libri che parlano di ecologia. E quindi la cosa interessante è appunto vedere questo Mieli che spazia
che si pone come osservatore politico e come critico politico, che va ben al di là della questione omosessuale, che ovviamente è rimasta centrale dall'inizio alla fine, ma che non riduce per niente il lavoro della Gaia critica. Ed è questo anche la cosa interessante, cioè lo sguardo ecologico da un punto di vista gaio, sempre. Cioè anticipa di più di 40, oltre 40 anni, delle istanze ecologiche, insomma, che poi sono di attualità sconcertante negli ultimi anni. Ecco, come è strutturato il libro? Perché è importante capire come l'avete creato, cioè com'è la scaletta che avete messo in piedi. Ma allora, una cosa che posso dire sicuramente è che la richiesta che era stata fatta dall'editore non era quella che poi abbiamo noi, per la quale noi abbiamo optato, perché questa era anche un'altra questione. Come avete visto, Elementi di critica omosessuale è uscito intascabile l'anno scorso, se non sbaglio, sì. O due anni fa, insomma un anno e mezzo, forse due anni, sì. Sì, nel 2017 è uscito. Quindi quello che è sicuro è che negli ultimi anni anche un editore come Feltrinelli e anche un editore come Marsilio, perché di fatto il nome di Mieli in questa collana in cui si trovano anche i peggiori reazionari e conservatori intellettuali italiani è abbastanza sorprendente. Quindi anche questi editori colgono un interesse commerciale nel vendere la firma di Mario Mieli, forse anche in maniera, come dire, utilizzando lo scandalo che potrebbe emergere, che da certi ambienti italiani dei movimenti di destra, religiosi, eccetera, italiani, c'è. Questi editori vedono un interesse commerciale. Quindi la questione, quello che ci era stato posto in maniera ancora più esplicita da Feltrinelli e poi anche da Marsilio, era di farne un prodotto commerciale, una roba vendibile che potesse piacere, che potesse creare, eccetera. Quindi, per esempio, qua creare delle sezioni tematiche, quindi per esempio l'ecologia, la rivoluzione omosessuale, eccetera, eccetera. E ci è stato chiesto con insistenza questa cosa, però abbiamo resistito fino all'ultimo, perché il lavoro che volevamo fare era appunto un lavoro di restituzione storico-filologica, e quindi non di proprio anche per considerando che questo libro non è un libro pensato da Mieli, non volevamo pensarlo noi al posto di Mieli, ma se volevamo semplicemente renderlo disponibile. Quindi la scelta che abbiamo fatto è di mantenere semplicemente l'ordine cronologico dei testi, suddividendo in sezioni, quindi ci sono 5 sezioni, gli articoli, gli interventi, le recensioni, le interviste e gli articoli sulla stampa, con 4 sezioni. Quindi abbiamo semplicemente raccolto delle tipologie, ma mantenuto l'ordine cronologico, perché quello che ci interessava era proprio che si potesse studiare Mieli e questo testo nella sua, come dire, nel suo percorso, che non è un'evoluzione, perché un'altra cosa che emerge dal libro è che non c'è un'evoluzione del pensiero di Mieli, perché non c'è, come dire, un punto di partenza e soprattutto un punto di arrivo a cui lui vuole arrivare. Ci sono ovviamente dei temi, dei nodi attorno a cui lui passa continuamente, come quello della norma, della normalizzazione, dell'ideologia eterosessuale, del gaio comunismo, eccetera, ma non c'è un'evoluzione sistematica, non c'è una, come dire, ma anche non c'è un intento di sistematizzazione del pensiero da parte di Mieli. Quindi era proprio, volevamo restituirlo così com'è, cioè il passaggio, per esempio, da un testo iperteorico a un testo etnografico in cui le racconta che va in una discoteca gay di Milano e che si ritrova a cazzi da tutte le parti. Quindi volevamo che fosse chiaro questo movimento del lavoro di Mieli, che attraversa in maniera brillante anche, e forse a tratti anche geniale, livelli completamente diversi, mettendoli assieme. Cioè questo testo sul One Way di Milano, che a me personalmente piace tantissimo, che è breve ma è illuminante sulla maschilità
quelle che poi Connell chiamerà la mascolinità egemonica, e anche sul virilismo omosessuale e quindi sulla figura del maschio e del maschile all'interno della comunità omosessuale, che lui propone attraverso il suo vissuto, cioè il vissuto di un gay effeminato androgino che entra in una discoteca gay e che si vede, anzi che si vede negato l'accesso all'inizio alla biblioteca proprio perché è troppo effeminato, e che poi racconta che in realtà come all'interno sta, cosa vede lui all'interno. Quindi è un racconto di un'esperienza vissuta, ma in realtà in cui c'è dentro una costruzione di elaborazione teorica che poi noi ritroveremo negli studi sulla maschilità, negli studi di genere, eccetera. E qui anche forse vorrei dire questo: spesso sembra, Mieli viene descritto come il visionario, quello che riesce a vedere le cose prima degli altri, il queer prima del queer, eccetera, eccetera. Ma in realtà, secondo me, è molto più interessante non tanto sottolineare appunto questa sua capacità di preveggenza, ma il fatto che, perché ritroviamo dei temi? Li ritroviamo perché l'osservazione di Mieli non è un'osservazione solo teorica, cioè lui non pensa solo con gli autori che lui ha a disposizione in quel momento, perché se fosse così sarebbe già passato, sarebbe già datato Mieli, sarebbe confinato nel perimetro di quello che il pensiero di quel momento gli permetteva di pensare, in un certo senso. Quello che noi vediamo nel genio di Mieli in realtà è che lui usa degli autori, alcuni che per noi sono completamente oltrepassati anche, ma li cuce sulla sua esperienza, e è nell'esperienza che lui fa il passo in avanti, è nell'esperienza che per esempio ritroviamo delle narrazioni queer che poi ritroviamo teorizzate più tardi, ma che già qua ci sono. È nell'esperienza del suo attivismo, dell'attivismo che lui lavora sul lato gay, sul lato femminista, sul lato lesbico, frequentandolo, che lui cuce una narrazione che potremmo oggi riconoscere come transfemminista, cioè l'attivismo, ne parlo perché sono, cioè adesso in corso l'assemblea, ma l'attivismo di Non Una di Meno, transfemminista di Non Una di Meno, lo ritroviamo in alcune delle narrazioni di Mieli, non perché fosse appunto visionario, ma perché nell'esperienza e nel lavoro che lui faceva con le compagne e i compagni, e nel lavoro critico ovviamente, perché non tutti lavoravano in questi termini, nel lavoro critico che lui costruisce questo di più della teoria che aveva a disposizione all'epoca. Ed è, a mio avviso, questo che fa di questi scritti veramente un tesoro prezioso per pensare contemporaneamente il passato, il presente e forse anche il futuro. Non perché bisogna applicare quello che dice Mieli, ma perché appunto ritroviamo delle narrazioni che ci aiutano a collocare il passato, il presente e il futuro rispetto a quello che pensiamo, di quello che viviamo e di quello che stiamo facendo. Mi incuriosiva una cosa: se secondo te Mieli è stato, come dire, volutamente dimenticato, taciuto negli anni, parlo anni 80-90, ovviamente adesso chiaramente per le tematiche di cui ci parlavi potrebbe essere alla moda, mettiamola così, soprattutto dalla parte maschile del movimento, gay nel senso di maschile, cioè come se in qualche modo fosse troppo scomodo per, non credo per la preveggenza, ma sicuramente per un percorso, chiamiamolo così, di normalizzazione, no? Nella politica di quella che era il movimento praticamente nella seconda metà degli anni 80 e negli anni 90, appunto il movimento gay. Se c'è stato, secondo te, questa che è la mia percezione, che ovviamente vivevo, come dire, al lato di quella comunità lì, che non era la mia comunità di riferimento, ma insomma, se questa percezione ti può tornare, o seppure semplicemente vivevo altrove e mi sembrava così, banalmente, no, può anche essere.
dopo, se te lo ritrovo, ti leggo, vi leggo un passaggio in cui Mieli parla del movimento, perché non è tra quelli che ho segnato. Però sicuramente Mieli è un personaggio attivista, una presenza scomoda, scomoda, e lo è sempre stato in realtà, anche nel suo contesto era una persona, allo stesso tempo punto di riferimento, ma anche un personaggio che gettava il dubbio, ma anche il disturbo, lo scompiglio, sì, cioè era una persona che appunto attraverso la radicalità, lo stile radicale che lo caratterizzava, non faceva sconto assolutamente a nessuno. Quindi la sua presenza ovunque fosse, che fosse nella poesia, nel teatro, nella critica, nell'attivismo, eccetera, era una presenza critica radicale, cioè che non si accontentava, che non si faceva andare bene, e che cercava continuamente di fare un passo, quello che i francesi chiamano il pas de côté, cioè un passo di fianco, cioè di spostarsi. Ecco, questo è una cosa, un movimento che secondo me si addice bene al lavoro di Mieli, è quello dello spostamento o della dislocazione, di cui parla anche Teresa De Laurentiis. Cioè Mario si spostava continuamente rispetto a dove stava nel contesto collettivo, e quindi sicuramente anche dopo, non so se sia solo questa la ragione del per cui il movimento, le associazioni e, diciamocelo anche chiaramente, il circolo che prende il suo nome, cioè, Mario Mieli, non si è mai occupato di Mario Mieli, o quando se n'è occupato in maniera... Meglio di no. Ecco, forse era meglio. Lo dico io, dai, lo dico io. Quindi, e questo è abbastanza sintomatico del... anche molto opportunismo. Sì, assolutamente, però al di là del processo, delle intenzioni, quello che la constatazione è che non c'è stato questo lavoro. Una cosa che a me ha sempre stupito, cioè io sono onorato, fiero di avere il mio nome su questo libro, di aver fatto questo lavoro, di aver creato questo rapporto con Paola Mieli di amicizia profonda e stupenda, ma sono sempre stupito di pensare che sono l'unico che ha chiesto a Paola Mieli di andare a vedere l'archivio di Mieli, perché appunto dovendolo tradurre, dovendo lavorarci, mi sentivo la necessità di vedere, non avendolo conosciuto ovviamente, di vedere le cose più da vicino. E in realtà non c'è mai stato, non è mai stato anche le persone che hanno fatto delle cose su Mieli non hanno mai visto il materiale che c'era lì, questo materiale qua e molto altro che era lì a disposizione. E questo secondo me è un po' legato alle vicende della morte di Mieli, a quello che è successo dopo, alla tensione che c'è stata tra gli amici, i compagni e la famiglia, sicuramente, che ha allontanato anche le persone dall'archivio, dai documenti. Quindi quello sicuramente c'è stato anche quel lavoro. E poi, lo dicevi, lo introducevi tu, a mio avviso la militanza degli anni 80 e 90 non era su questa frequenza d'onda, non dico su queste tematiche, ma su questa frequenza d'onda. E quindi paradossalmente è la militanza queer, transfemminista, eccetera, degli ultimi anni che riesce a leggere Mieli. Riesce a leggere nel senso che riesce a entrare dentro e a farne qualcosa, o a non farne nulla, ma quantomeno a leggerlo. Se vi ricordate, in Elementi di critica omosessuale, l'edizione Feltrinelli, quindi la seconda, la prima era Einaudi, ci sono dei saggi alla fine che sono stati raccolti da Paola Mieli e Gianni Rossi Barilli, tra cui uno di Teresa De Laurentiis, quindi quella che ha scritto la parola queer theory nel campo accademico e non solo, per la prima volta, diciamo. E lei dice all'inizio del suo saggio: non avevo mai letto Elementi di critica omosessuale fino ad oggi, cioè fino al 2002, quando è stato ristampato. Ed è abbastanza significativo, non è una negligenza di Teresa De Laurentiis, ma è che nel paesaggio del pensiero e della pratica politica
omosessuale, gay, lesbica, eccetera, Mario Mieli non ci stava, non calzava, era un po', o era troppo indietro, in un certo senso, e qui mi rimando tutta la lettura foucaultiana di Mieli, che lo rimanda un po' a un altro tempo, oppure in un certo senso, lo scopriamo oggi, era un avanti, ma non nel senso che anticipa delle cose, semplicemente che siamo noi che siamo arrivati a fare a intrecciare teoria e politica in un senso che ci permette di comprendere il lavoro di Mieli, che non era né solo teorico né solo esperienziale, ma era un intreccio dei due, e che noi ci siamo arrivati adesso, cioè la politica ci ha portato a fare questo lavoro adesso, non vuol dire che non l'avevamo mai fatto o altri non l'avevano mai fatto, ma credo, dal mio punto di vista, che oggi, come dire, si è creato uno spazio che prima era forse molto marginale, che era molto confinato, e che oggi invece ha preso anche negli spazi del mainstream, eccetera, cioè si è allargato molto di più rispetto appunto agli spazi del margine. Quindi sì, cioè una dimenticanza che in realtà era, secondo me, una impossibilità di leggere Mieli in quel momento, o forse un'inopportunità. In quel momento Mieli forse era inopportuno. Oggi è diventato un punto di passaggio importante. No, la cosa incredibile è che, come ha detto Roberta, come ha risposto a te, è il rapporto con l'associazionismo di Mieli, perché lui milita nel fuori, poi esce dal fuori con una polemica piuttosto dura con Pezzana e gli altri militanti torinesi, nascono i COM, i Collettivi Omosessuali Milanesi, nasce tutta una serie di attività e progetti, il Nostra Signora dei Fiori con i COM, lo spettacolo di teatro, e venne fuori Mario Mieli sempre sulla barricata, e dal Parco Lambro, che affronta 10.000 persone a muso duro sul palcoscenico insieme a Ivan Cattaneo, e a tutta la produzione editoriale che poi lui crea con tutta una serie di intellettuali anche europei, la Francia, l'Inghilterra, come dicevi prima tu. E questo qua, tutti questi contatti, questa sua nervosità intellettuale era veramente dirompente per quel periodo. E come dicevi tu, lui è sempre face to face con il mondo, a faccia dura proprio. Sì, anche in maniera disperata, mi verrebbe da dire. Cioè, in questo bisogno disperato di confrontarsi e di scontrarsi con la realtà. Disperato nel senso, nel senso di una persona che appunto non teme di andare, di sbattere la faccia contro la realtà, ma disperato anche nella sua ricerca. Cioè, questo è anche un altro elemento che in parte emerge in questi scritti, è che fino al 77 Mieli è in una fase, ascendente, di lavoro molto positivo e propositivo. Dopo il 77, in particolare, anzi, dopo il 79, dopo la stagione del teatro omosessuale del 76, 77 e poi anche 78, tra il 78 e il 79 inizia un po' la fase discendente di Mieli, cioè la fase di disillusione, di disincanto, di osservazione anche di questa l'apertura di queste discoteche gay, quindi della commercializzazione, il vedere un po' sfaldarsi anche gli spazi della militanza, gente che se ne va, che smette di militare, la rivoluzione che non arriva, per quanto ci sia un po' l'effervescenza del movimento del 77, tutti i collettivi che nascono dopo, ma nascono in un'ottica che non è quella degli inizi degli anni 70, del fronte, del Gay Liberation Front, l'abbiamo visto prima, o del fronte omosessuale, del fuori, eccetera, ma in un'ottica associazionistica, di organizzazione, di collettivo organizzato, di un movimento che cerca in quegli anni, alla fine degli anni 70, di costruire come movimento. E Mieli in questa cosa non ci sta dentro, cioè Mieli non riconosce mai l'opportunità e la legittimità di un'organizzazione.
e quindi la sua radicalità è anche contro la forma organizzata. La forma organizzata che produce gerarchia, produce rappresentanza, potere, e quindi lui è assolutamente, lo dice in maniera ripetuta, contro qualsiasi forma di organizzazione, e quindi in realtà, però quella è la svolta che sta avvenendo all'interno del movimento. Tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 vediamo emergere le organizzazioni, per dire anche solo, non solo, però tra le altre Arcigay nasce in quel momento ed è un sintomo di questa ricerca di organizzazione. Quella è la svolta che prende il movimento, e Mieli da quel momento, non è un caso tra l'altro che inizierà a fare i suoi viaggi negli Stati Uniti, in India, cioè alla ricerca di qualcos'altro, di un'altra dimensione che lui pensa di aver trovato, tra l'altro nell'alchimia, che si ritrova in rapporto alla cultura esoterica, che è la parte un po' finale, insomma, della sua vita, che incuriosisce anche questa, insomma, no? Ma guarda, io lo personalmente è la parte che mi interessa meno, è a mio avviso la parte meno riuscita di Mieli, ma anche perché è la parte più, appunto, più disperata, più travagliata, ed è in questo senso secondo me interessante proprio nello scarto che ciò implica, questo lavoro di ricerca esoterica, alchemica, rappresenta rispetto al lavoro politico. Cioè in quello scarto, in questo momento in cui lui cerca qualcos'altro, è lì che vediamo la fine, tra virgolette, o quantomeno la sospensione di quella traiettoria rivoluzionaria che lui aveva contribuito a scrivere e a impulsare, di cui era stato un motore. In quello scarto noi vediamo un Mieli che appunto va alla ricerca di qualcos'altro, cioè va alla ricerca di una, tra virgolette, teoria della liberazione, dell'eros, dell'amore universale, di qualcosa che potesse mettere tutto assieme, ma questo tutto assieme non ci sta. Non ci sta, e poi lo vediamo anche oggi nella critica politica che noi, come dire, che noi attraversiamo, o che cerchiamo di, su cui cerchiamo di lavorare, non abbiamo una teoria che ci fa stare tutto assieme, lavoriamo a pezzi. E negli ultimi anni Mieli invece cerca di trovare una teoria totale, che all'interno della quale, a mio avviso, si perde, e che lo porterà fino al suicidio, anche per ragioni di salute mentale sua, personale, però che si porta dietro questo lavoro, che poi appunto ritroviamo nel Risveglio dei Faraoni, che è un lavoro anche per certi versi geniale nel modo di riprendere la storia familiare, la storia soggettiva, ma che cerca appunto di mettere dentro questo aspetto esoterico, che però di fatto, questo è anche un altro punto interessante, in questi scritti è quasi assente, cioè ci troviamo degli assaggi, dei piccoli riferimenti, ma è quasi assente. Anche perché è un lavoro che lui elaborerà più nella forma poetica, nella prosa, nel romanzo, ma anche nel teatro, ma che non porta dentro lo scritto teorico-politico. Non potremmo andare avanti per delle ore, non so se Luca o qualcun altro vuole fare domande a Massimo, anche perché sono su Mario Mieli, si aprono degli scenari incredibili, interessantissimi, proprio perché lui aveva una personalità veramente incredibile, straordinaria, insomma. Passava con una naturalezza dal palcoscenico del teatro ai convegni politici, interventi rigorosissimi, quindi, come dire, una figura che comunque sia, devo dire che si è scoperta un po' dopo questa figura di Mieli così complessa, perché alla fine anni 70 era un po' il ragazzo sulla barricata, insomma, ecco, che comunque sia scrive un saggio per Einaudi, che fu uno shock, perché Einaudi era un po' la casa editrice, come dire, ufficiale, no? E elementi di critica omosessuale, un titolo così, insomma, spiazzò molto, se ne parlò molto anche sui media di quell'epoca. Sì, assolutamente. E tra l'altro
in realtà nell'ambito della militanza Mieli era già, come dire, scriveva già nel Fuori, partecipava alle assemblee, alle riunioni, viaggiava, come dicevi tu, aveva incontrato il movimento francese, il movimento tedesco, il movimento belga, aveva partecipato alla manifestazione di Sanremo nel 72, insomma era stato sempre presente. Chiaramente con la pubblicazione del suo libro, di cui anche lui era un po' stupito, che anche lui stesso dice che Einaudi pubblichi questo libro, anzi quasi un po' diffidente dalla cosa, diciamo, non è, quasi, come se non fosse del tutto contento che un editore così mainstream lo pubblicasse. Però chiaramente con questa pubblicazione diventerà un po' la figura dell'intellettuale omosessuale degli anni 70 che ritroviamo appunto nei suoi ritagli di giornale, in tutti i giornali dell'epoca, i settimanali, i quotidiani, quindi se ne parla molto, molto di Mieli all'epoca sicuramente. C'è qualche testo che avresti voluto pubblicare in questo volume, ma c'è stato modo? Allora, in realtà quasi tutti i testi che avevamo a disposizione c'erano, ne sono rimasti fuori di quelli che avevamo, perché magari ce ne sono altri in giro che non abbiamo trovato. Abbiamo cercato di fare un lavoro il più esaustivo possibile. Quando abbiamo capito che eravamo arrivati un po' al limite di quello che noi potevamo trovare, ci siamo fermati, però è possibile che ci sia anche qualcos'altro. C'è qualche testo, c'è un'intervista che però appunto riprende più i temi alchemici, quindi che probabilmente porteremo in un altro lavoro più avanti, quindi no, in realtà c'è quasi niente, è rimasto fuori, o testi che sono proprio frammenti, diciamo che l'idea era di pubblicare i testi, alcuni sono solo nel formato manoscritto, altri sono dattiloscritti ma non sono completi, quindi li abbiamo segnalati come in cui mancano delle pagine, però l'idea era comunque di non pubblicare anche per esempio i frammenti di testi che insomma magari riprendevano cose già dette altrove, eccetera, anche perché adesso ci stiamo lavorando, un lavoro lunghissimo, un lavoro su Mieli, perché appunto c'è il lavoro sulle poesie, sul teatro, la ripubblicazione del romanzo, insomma c'è tutta questa, che Paola in realtà già voleva fare nel 2002, poi insomma si è fermato questo lavoro. Una cosa sicuramente che non abbiamo messo dentro, grazie per la domanda, adesso mi fa venire in mente, è la biblioteca, la lista dei libri di Mieli, che in realtà ha fatto Paola dopo quando è morto, quindi non è stata fatta da lui, però in realtà la biblioteca era quella, ed è una cosa interessante per vedere quali fossero i suoi libri che aveva nella sua biblioteca. Quindi ce l'abbiamo lì e probabilmente lo metteremo su un sito che si chiama Mario Mieli Archives, che è già online ma è ancora in costruzione, quindi l'idea era tutto ciò che è rimasto fuori piano piano di metterlo anche online e di renderlo disponibile prima che il lavoro di costruzione dell'archivio ci porti, speriamo, un giorno a depositare questi archivi da qualche parte dove si possano consultare in maniera ragionata, possono essere organizzati e possono diventare lavoro per tutte e per tutti. Guarda l'occhio di Luca, guardavo gli occhi a parola, archivi aperto, consultare, lo vedevo già, lo vedevo. Sì, per ora non c'è niente. Non ci puoi mettere le mani, Luca, ancora. No, ci mancherebbe altro. Dai, sto scherzando. Invece una cosa che mi incuriosisce è... In genere quando escono i libri, no? Gay, lesbici, trans, chiamiamoli come ci pare, tanto per capirsi, c'è un po', come dire, ci sono le richieste di presentazione, di incontri. Che ricezione ha avuto, non in ambito, come dire, accademico, sì, ma di movimento? Anche perché in ambito accademico... No, accademico, intendimi, io ho un'accezione molto ampia. Sì, sì, no, lo so, però appunto ne approfitto perché in ambito accademico, a parte io, Bernini e pochi altri, sì, sì, sì. Un po' all'estero, un po' di più nel mondo anglofono c'è un po' più di interesse. Attenzione. Sì, sì, sì. Però nel campo della militanza in realtà c'è stato... dell'attivismo vario, sì, sì. C'è stato un grande interesse, la cosa, adesso la maggior parte delle presentazioni le abbiamo fatte tra maggio, giugno, vabbè, certo, quando è uscito, la prima presentazione l'abbiamo fatta al MIT a Bologna
Devo dire che tutti gli incontri sono stati sempre molto, cioè il sentimento che ho incontrato è stato un sentimento che anche un po' abbiamo qua condiviso di felicità, di avere un nuovo testo di Mieli, cioè di poter leggere di nuovo Mieli e di leggere delle cose diverse da Mieli, perché vi assicuro, quando vi avrete modo di leggerlo, che alcune cose le ritroviamo in elementi, soprattutto i primi articoli che sono un po' le bozze su cui poi lui ha lavorato per il libro, ma tutti i testi dal 77 in poi, ma anche quelli più precedenti, è un Mieli completo che non abbiamo mai letto, che non c'era disponibile nello spazio intellettuale militante, quindi una ricezione molto, molto felice di questo nuovo testo e in maniera molto ampia anche, sì, tutte le varie, vario spettro della militanza LGBTQ+, eccetera. Una cosa interessante, un altro testo a cui vorrei fare riferimento, che per dirvi anche il tipo di testi che si trovano dentro, è il testo che si chiama My First Lady, che è un testo in cui, che è stato pubblicato, la cui prima parte è stato pubblicato nel Fuori, sono qualche pagina, in cui lui racconta che è vestito da travestito in un museo, Victorian Albert Museum a Londra, e si passeggia in travestito nel museo e provoca con lo sguardo, con la sua presenza, il malessere nei visitatori del museo. E la cosa che ci ha veramente, sono quelle, come dire, le sorprese che ti riservano gli archivi e che fanno felici gli storici e tutti coloro che frequentano gli archivi, è che abbiamo trovato una versione molto più lunga di questo testo, quindi in realtà la seconda parte di questo testo, che era stata pubblicata 2 anni prima in un piccolo, quindi una piccola rivista autoprodotta con suo cugino Francesco Santini, che è appunto sviluppa, cosa che lui non aveva lo spazio di fare nelle colonne del Fuori, tutto il tema del travestitismo da un punto di vista teorico, esperienziale, che è veramente uno, a mio avviso, uno dei testi più belli che siano stati scritti, quantomeno in ambito italiano, sulla questione del, non dico travestimento, ma del travestirsi e dell'esperienza dell'essere travestito e del vivere il mondo in travestito. E quindi ecco, ci sono questi testi che le persone che ho incontrato sono felici di leggere. Tra l'altro tra i materiali che ho letto c'è questa piccola appendice su Dario Trento, che è stato uno dei primi negli anni 70, se non sbaglio, 75-76, a scrivere questo piccolo pamphlet che Torello omosessuale, che è uno dei primi libri. Purtroppo Dario se n'è andato qualche anno fa, e con Dario ci siamo sentiti tanti anni fa per ripresentare al Quiz questo piccolo libretto che comunque... E poi la cosa sul Macondo mi ha molto colpito. E le sue frequentazioni al Macondo, che era un po' locale alternativo nel Milano degli anni 70. Ma infatti la cosa interessante, sia per, come dicevo appunto, in queste recensioni in cui troviamo appunto questo libro di Dario Trento, questa recensione, alcune mai pubblicate, che probabilmente lui scriveva o perché gli erano, questo non lo sappiamo ancora, o perché gli era richiesto da giornali che poi lui magari non pubblicava, anche perché non era uno facile. Esatto, anche abbastanza esigente e intransigente, quindi non sempre contento delle pubblicazioni, per esempio, e quindi finisco quello che stavo dicendo, quindi questi testi che siano le recensioni o questo attivismo, quello che noi abbiamo chiamato attivismo etnografico, sono anche dei documenti preziosissimi su quello che si faceva all'epoca, sugli spazi della militanza e cosa succedeva all'interno di questi spazi. E per esempio, no, diciamo, intransigente pubblica questi due testi, uno sul sadomasochismo, su Nietzsche, sul sadomasochismo, in questa piccola rivista femminista Grattacielo, e pubblica in quel testo e nel numero, non sono riuscito a capire se è lo stesso numero o in un altro numero, manda una, il secondo articolo criticando la rivista e criticando quello che è stato scritto nel numero precedente, quindi insomma era un personaggio non facilissimo nelle sue scelte, nello suo stare negli spazi.
è anche quello che fa il suo interesse, ed è anche la ragione per cui troviamo cose completamente, appunto, racconti degli spazi femministi, di Macondo, del movimento ecologista, quindi spazi completamente diversi, proprio perché lui continuava a muoversi, come si muoveva anche la sua scrittura, dal teatro alla poesia, la sua performance a Bologna, al convegno di Bologna, che lui stava sul palco, prendendo il microfono, a Dario Fo e a Franca Rame, e facendo questo show che spiazzò un po' tutti, spiazzò. Vabbè, era così. Va bene. Bruno, stamattina ricordavi... Il Banana Moon, si parlava con Massimo della sua performance a Banana Moon, che insomma ad oggi è rimasta una cosa che tutti chi c'era se lo ricorda bene. Sì, dovrebbe essere nel programma, sperando di non impiegarci così tanto tempo, dovrebbe essere il prossimo volume, dovrebbe essere poesia. Scadenza? Non ci sono scadenze, perché deve ancora iniziare. Ah, allora c'è ancora un po' da lavorare. Cioè, ce li abbiamo lì, le abbiamo raccolte, eccetera, però insomma c'è da fare un lavoro. No, ok, vabbè. Diciamo, sei all'inizio. Sì, scusa, ma tutti i libri che... dove sono tutti i libri di Mario? Cioè, sono in un archivio, oppure ce l'ha è tutto a casa di Paola? Ce l'ha Paola, riguarda la famiglia. La biblioteca di Mario sarà stata enorme, penso. Non comportava migliaia di libri, però sì, c'era abbastanza importante, in parte Paola, in parte amici, in parte la famiglia, eccetera, sì. Però non è tutto raccolto. Siamo curiosi, molto curiosi. Ti aspettiamo per le poesie. Sì, ma magari torno prima con altre cose. Perché okay. Se aspettiamo le poesie di miei. Allora torno prima con altre cose. Sì, vai. Sì. Grazie Massimo. Grazie a voi.